Ed ora ci trasferiamo a Bari, dove presso l'archivio di Stato questa mattina si è tenuta una tavola rotonda sul ruolo del lavoro nel contrasto alla violenza sulle donne, con partecipazioni davvero particolarmente importanti. Vediamo le interviste. Un'iniziativa per sottolineare nuovamente che in un paese in cui la violenza nei confronti delle donne è molto alta, in cui il tema del femminicidio resta una nostra attenzione, che il lavoro è una delle strade fondamentali, perché prendersi carico delle vittime non vuol dire solo determinare i processi penali e le punizioni, ma vuol dire soprattutto poter determinare per le donne una condizione di vita libera, e la prima caratteristica per una vita libera è poter avere un lavoro, poter avere una propria autonomia, poter dedicarsi ai propri progetti. Esattamente per questo che poi diciamo il lavoro salva, perché il dare una prospettiva, non semplicemente impedire che si venga violentate o ammazzate. Credo che la nostra società debba sempre di più avere la comprensione del fatto che l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro, dai ruoli fondamentali di direzione della società, non è soltanto una violenza nei confronti di una parte del genere umano, è un impoverimento di tutta la società. Ormai gli indicatori economici ci dicono che quando cresce la presenza delle donne nel lavoro, il talento delle donne produce un beneficio per tutta l'economia. E noi dobbiamo sapere che anche il femminicidio, la violenza, la molestia, l'insulto, appartiene a una cultura che non vuole ancora morire, che è la cultura della prevaricazione, di un maschilismo, di un macismo che in qualche maniera è un ostacolo alla modernizzazione, all'incivilimento del nostro paese. E allora il diritto di una donna a essere libera nei propri atteggiamenti, a non essere molestata, il suo diritto a entrare nel mondo del lavoro, a poter scalare, diciamo, i vertici di qualunque tipo di sistema, è veramente una bandiera troppo importante che annuncia un futuro. Io penso che dobbiamo tutti quanti essere grati alla CGIL quando innalza la bandiera dei diritti delle donne.